notizia che attendevamo da tanto tempo, per la quale ci siamo battuti ed organizzati in rete con altre associazioni, come quella di Non Solo Chiara. Stiamo parlando dell'omicidio stradale. La legge finalmente è stata definitivamente approvata ed è una legge importante che prevede delle sanzioni penali davvero inasprite giustamente per chi commette questo tipo di reati. E nello specifico la cosa importante è che la legge è stata anche fatta spiegando vari aspetti e varie casistiche, come per esempio vi è anche una stretta per le lesioni, l'ipotesi è per le lesioni, soprattutto se alla guida si è ubriachi o drogati, oppure se l'incidente è stato causato da manovre pericolose. Pensate alle persone che camminano contromano in autostrada o che all'altezza di uno svincolo cambiano direzione all'ultimo momento e fanno le rovesciate. Ancora è importante la responsabilità per coloro che guidano autobus e mezzi pesanti, con pene che sono inasprite giustamente nel caso in cui vengono trovati questi autisti in situazioni di ubriachezza oppure per l'utilizzo di droghe. E ancora la cosa più importante è che la pena viene aumentata nel caso in cui chi commette questi reati fugge e non presta soccorso al malcapitato o ai malcapitati. E su questo punto chiaramente è importante e non sarà un attenuante sostanziale quella di andarsi a costituire molto tempo dopo, soprattutto se l'incidente ha provocato la morte della persona investita. In caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente e una nuova patente potrà aversi solo dopo 15 anni nel caso di omicidio, 5 anni nel caso di lesioni. Vi è un raddoppio per la prescrizione del reato, altra cosa che era stata fortemente voluta dalle associazioni delle vittime della strada. Mentre invece la pena viene diminuita se l'incidente è avvenuto anche a causa del comportamento della vittima e quindi questa situazione è molto molto importante, così come anche è previsto l'ottenimento, il prelievo coattivo dei campioni biologici di DNA su ordine del giudice e del PM. Quindi finalmente ora possiamo dare adito anche a quella che è una campagna di sensibilizzazione affinché la legge venga rispettata. Ma per i particolari sul provvedimento che è stato definitivamente che è diventato legge in Senato, sentiremo poi la notizia e il servizio nel nostro TG. Prego quindi di partire con il nostro Bene Giornale. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del Bene Giornale, il TG delle buone notizie di Pegaso TV. Partiamo dal sommario. L'omicidio stradale diventa legge. La pena massima è 18 anni di galera. Il ricercatore foggiano Matteo Villani tra i ghiacciai in Antartide. Università. Dalla regione 1 milione di euro per formare nuovi specialisti al Policlinico. E diamo la notizia che tutti aspettavamo. I nostri connazionali Calcagno e Policardo sono finalmente stati liberati. È finita, così il figlio di Gino Policardo ha annunciato la liberazione del padre assieme al collega Filippo Calcagno, entrambi tecnici della Bonatti, rapiti a luglio in Libia assieme a Salvatore Failla e Fausto Piano, uccisi mercoledì a Sabrata. La moglie di Policardo, Ema Orellana, in lacrime ha fatto sapere di averlo sentito al telefono.
La liberazione dei due ostaggi è stata confermata dalla Farnesina. Calcagno e Policardo, ha spiegato la Farnesina, non sono più nelle mani dei loro rapitori e si trovano sotto la tutela del Consiglio Militare di Sabrata. Sarebbero in buona salute. Come riferito dal direttore nel suo editoriale, l'omicidio stradale diventa legge. Vediamo il servizio. L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto-legge che introduce il reato di omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti. La norma, che ha già ricevuto il via libera della Camera, è ora legge. Pene inasprite per l'omicidio stradale colposo, soprattutto se l'incidente avviene sotto l'effetto di droghe o alcol. Prevista un'aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga. La sanzione può arrivare fino ai 18 anni di carcere. Resta la pena già stabilita in precedenza, da 2 a 7 anni, nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. È punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti in veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. È poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. Il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni. Stretta anche per le lesioni. L'ipotesi di base rimane invariata, ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato, da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto, una soglia di 0,8 grammi per litro, o l'incidente è causato da manovre pericolose, scatta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. Norme specifiche per chi guida mezzi pesanti. L'ipotesi più grave di omicidio stradale e di lesioni si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 grammi per litro. Le sanzioni vengono aumentate anche per chi si dà alla fuga dopo aver causato un incidente. Aumento di pena per chi fugge e non presta soccorso. Se il conducente si allontana senza prestare soccorso, scatta l'aumento di pena da 1/3 a 2/3 e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone, oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. Revoca della patente. In caso di condanna o patteggiamento, anche con la condizionale, per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni, omicidio, o 5 anni, lesioni. Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi. Se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro stato, anziché la revoca vi sarà l'inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo. Raddoppio della prescrizione. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave, stato di ebbrezza per alcol e droga. Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il PM potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Pena diminuita se l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. Misure coattive. Previsto il prelievo coattivo di campioni biologici di DNA su ordine del giudice o del PM, nel caso in cui il ritardo degli esiti possa determinare negativamente il risultato delle indagini. La Commissione europea ha emanato il bando Interreg Atrium. Vediamo il servizio di Filippo Moscagiuri. Il programma Interreg Adrion per il periodo 2014-2020, nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, è un nuovo programma transnazionale che interessa l'area ricompresa nella strategia macro-regionale europea per l'area Adriatico-Ionica.
Obiettivo del programma è quello di agire come propulsore delle politiche e innovatore della governance, promuovendo l'integrazione europea tra Stati membri e non, utilizzando le ricche risorse naturali, culturali e umane che circondano i mari Adriatico e Ionio e rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale nell'area del programma. L'obiettivo dovrà essere perseguito attraverso la definizione e l'implementazione di progetti condivisi a livello transnazionale, nei quali i partecipanti, i partners, svolgono congiuntamente le attività in esse previste. Sono previste 4 aree tematiche di intervento: regione innovative smart, regione sostenibile, regione connessa, supportare le governance EUSAIR. L'area interessata è costituita da 4 Paesi membri, Italia, Grecia, Croazia e Slovenia, e da 4 Paesi non Unione Europea, Albania, Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia. L'Italia partecipa al programma con 12 regioni, tra cui il Veneto, e le 2 province autonome di Trento e Bolzano. Mariusz Kezerski, artista polacco senza braccia, non rinuncia ad inseguire il suo sogno di ritrattista. Vediamo il servizio. Mariusz Kezerski è un giovane artista polacco nato senza braccia, che non ha rinunciato per questo a inseguire il suo sogno di artista. Mariusz Kezerski è un artista polacco con un talento puro, soprattutto perché disegna senza braccia. Intorno al disegno ruota tutto il mio futuro, ha raccontato Mariusz. La cosa più difficile è stata decidere se era questo quello che volevo fare nella mia vita. Non mi sono mai pentito della mia scelta. Questa è la mia passione, il mio modo di vivere. Mariusz, nato con una malformazione alle braccia, racconta che il disegno è qualcosa di eccezionale nella mia vita, perché mi ha aiutato a superare i momenti più difficili. Le sue opere, nonostante le difficoltà anche economiche, lo hanno portato in giro per il mondo. Le persone sono i soggetti che più lo ispirano. Nei suoi ritratti si trovano tipologie di uomini di ogni tipo, ognuno di loro immortalato con dovizia di dettagli, con un risultato talmente realista da sembrare che quei visi escano fuori dalla carta. Non è un caso che i miei disegni siano soprattutto ritratti. In qualche modo sono un mio riflesso, un riflesso delle mie emozioni. La cosa migliore che la mia arte mi ha regalato, ha dichiarato, è che nonostante la mia disabilità posso dare un esempio, posso dire di non rinunciare a cercare la passione, come chi non è mai riuscito a trovarla nella sua vita o che ha perso la propria motivazione. Sabato 5 e domenica 6 marzo, a Milano e in tutta la Lombardia, si celebrerà la 15ª giornata nazionale Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Il simbolo della giornata, di cui anche quest'anno è testimonial Fabrizio Frizzi, sarà una piantina d'ulivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza nelle piazze di Milano, della Lombardia e in oltre 3.000 piazze italiane. Il ricavato delle offerte servirà per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata ogni giorno sull'intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate della popolazione, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci. Per conoscere le piazze dove trovare le piantine d'ulivo è possibile visitare il sito internet www.unitalsi.it oppure contattare il numero verde 800 062 026. Il ricercatore foggiano Matteo Villani affronta l'Antartide. Vediamo gli approfondimenti nel servizio di Filippo Moscagiuri. Per affrontare il viaggio in Antartide, Matteo Villani, il ricercatore foggiano tecnico dell'ENEA, il laboratorio di ricerca di Foggia, ha dovuto allenarsi duramente per 2 settimane con tutti i membri della spedizione. Lo ha fatto per sopravvivere in condizioni proibitive e in completo isolamento, dedicandosi per il 2º anno consecutivo alle attività di ricerca di questo straordinario ambiente dalle condizioni climatiche ostili, dettate da temperature tra 0 e meno 35 e condizioni di 24 ore di luce al giorno per tutto il periodo. Villani è stato protagonista della 31ª campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, con la chiusura della base italiana Mario Zucchelli a Baia Terranova
e la partenza, avvenuta il 14 febbraio insieme agli ultimi 27 partecipanti. La spedizione aveva preso il via lo scorso 23 ottobre. Ora si torna a casa, dopo 100 giorni sicuramente indimenticabili. Al Policlinico di Foggia arrivano 1 milione di euro dalla Regione per formare nuovi specialisti. Vediamo il servizio. Saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa organizzata per lunedì 7 marzo alle ore 10 presso il Palazzo dell'Ateneo dell'Università di Foggia le strategie e i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia in materia di diritto allo studio, nonché programmi e prospettive comuni con l'Università di Foggia. Tra gli argomenti oggetto di approfondimento, il finanziamento della Regione Puglia delle borse di studio dei dipartimenti di area medica, scienze mediche e chirurgiche, medicina clinica e sperimentale, per oltre 1 milione di euro, risorse che serviranno a formare gli specialisti del futuro all'interno del secondo policlinico pugliese. All'incontro interverranno il rettore dell'Università di Foggia, il professore Maurizio Ricci, e l'assessore al bilancio della Regione Puglia, l'avvocato Raffaele Piemontese. Come annunciato ieri nel nostro Belegiornale, si è tenuta questa mattina al Teatro Giordano l'iniziativa promossa dalla Confcommercio e dal Terziario Donna, Fermiamo la contraffazione. Vediamo il servizio di Filippo Moscagiuri. Come annunciato ieri nel nostro Bene Giornale, si è tenuta questa mattina al Teatro Giordano l'iniziativa promossa da Confcommercio Foggia e da Terziario Donna dal titolo Fermiamo la contraffazione. Si tratta di un progetto nazionale di Confcommercio Impresa per l'Italia che nell'ambito delle attività di diffusione della cultura della legalità ha preso il via proprio da Foggia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'informazione sulla contraffazione e tutte le forme di abusivismo che alterano il mercato e falsano la concorrenza a discapito delle imprese sane, ma anche contribuire alla conoscenza di fenomeni quali il racket e l'usura. Al termine dell'incontro, al quale hanno aderito diverse scuole di Foggia, è stato molto apprezzato lo spettacolo teatrale di Tiziana Di Masi, Tutto quello che sto per dirvi è falso. Un esempio di teatro civile che affronta il tema della contraffazione in tutte le sue sfaccettature. Una forma questa scelta per veicolare il messaggio in modo efficace, con una particolare attenzione al mondo della scuola. L'associazione Donne in Campo promuove la campagna per aiutare le donne vittime di violenza. Il servizio di Angela Pinto. L'appuntamento con Piantiamola, la campagna verde contro la violenza di genere, è per domenica 6 marzo, dalle 10 alle 13.30, presso l'isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele, dove sarà allestito un gazebo e si potranno acquistare le piantine aromatiche solidali. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Foggia, presieduto da Daniela Ironia, e patrocinata dal Comune di Foggia tramite il suo assessorato alle politiche sociali. Il ricavato della vendita incrementerà le risorse, già previsto per l'ambito territoriale con avviso pubblico della Regione Puglia, per interventi in favore delle donne vittime di violenza. Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che ricorre ogni 8 marzo, l'Associazione Donne in Campo consegnerà l'assegno al Comune di Foggia. Con la Presidente regionale dell'Associazione Donne in Campo parliamo di questa iniziativa che si terrà domenica prossima, 6 marzo, a Foggia. In che cosa consiste questa Piantiamola? Allora, Piantiamola innanzitutto è un'iniziativa nata a livello nazionale dall'associazione. Veramente le origini sono nate in Toscana, dove una nostra donna, in prossimità della festività della Festa della Donna, ha deciso di sostituire la mimosa con una piantina del suo vivaio. Erano pronte le lavande e così ha deciso di chiamare l'iniziativa proprio Piantiamola, dove il ricavato delle vendite delle piantine, della lavanda in questo caso, doveva essere devoluto solo ad associazioni che contrastavano la violenza per le donne. L'8 marzo per le donne della CIA, le donne in campo, tutti i giorni, sì. Ed è un lavoro che fate in rete. Sì.
dicevo, questa iniziativa per quanto riguarda Piantiamola da parte dell'associazione è stata condivisa da tutta l'Italia e quest'anno ho voluto portarla in Puglia. Ho proposto la mia iniziativa alla presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Daniele Romia, sabato scorso mattina. Ho detto: devo fare qualcosa per la mia Puglia, voglio che ci sia la Puglia. Ho alzato il telefono, ho iniziato a parlare e Daniele è saltata da sopra la sedia, è entusiasta di questa iniziativa. Immediatamente ha contattato pure l'assessore alle politiche sociali, il vice sindaco Erminia Roberto, la quale ci ha dato immediatamente il patrocinato per portare avanti l'iniziativa e la voglia e il consenso di fare qualcosa di bello e anche di nuovo, perché Piantiamola ha un doppio senso: portare il verde dappertutto, quindi piantare verde e vestiamo nel settore, ma soprattutto piantare di usare violenza nei confronti delle donne. La Puglia è premiata con 10 medaglie nel campionato italiano assoluto della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Vediamo il servizio. È stata una Puglia da 10 e lode quella che ha gareggiato al campionato italiano assoluto invernale della Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico, che raccoglie atleti con disabilità fisica e visiva. Sono state infatti vinte 10 medaglie alla 10ª edizione della manifestazione che si è svolta a Reggio Emilia nello scorso fine settimana. La squadra pugliese che ha totalizzato più medaglie è stata l'Accademia Nuoto Barletta, che ne ha vinte ben 4, un oro, 2 argenti e un bronzo. Sul gradino più alto del podio è salito Francesco Di Salvo, primo nei 100 stile, che ha raggiunto anche il secondo posto nei 50 stile. L'altro argento è stato conquistato da Mauro Campanale nei 100 rana, mentre il bronzo è di Antonio Roberto Lamarca nei 100 rana. Non possiamo che ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti in questi campionati, ha dichiarato Francesco Piccinini, delegato FINP Puglia, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. I nostri ragazzi hanno ben figurato in una manifestazione di così alto livello alla presenza di tanti atleti del nuoto paralimpico italiano. Il campionato italiano è stato un importante banco di prova in vista degli imminenti impegni della nostra federazione. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata.